Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. Dunque, era già successo una volta, ce ne siamo già occupati una volta e questa sera lo rifacciamo. Siamo andati a vedere una segnalazione che ci è arrivata al nostro numero 338-4968-250, una segnalazione che ci diceva che c'era del cibo in scatola, ancora buono, gettato via. E vedete, guardate che cosa abbiamo scoperto. Pasta, riso, legumi vari e cereali di ogni genere, tutto ancora perfettamente commestibile. Come ci siano arrivati e soprattutto chi ce li ha portati, come per il caso del cassonetto, resta un mistero. Ed inoltre, perché disfarsi di cibo ancora commestibile? Se chi lo aveva in disponibilità non lo voleva utilizzare, non era più logico e più moralmente corretto ridarlo indietro o a chi invece ha figli e una famiglia da sfamare? Perché buttare dei generi alimentari di prima necessità ancora commestibili? Quale schiaffo alla povertà e alla carità rappresenta tutto ciò? Rimane un mistero. Siamo nella zona dell'ex aeroporto a Fano, siamo qui perché alcune segnalazioni ci hanno detto che c'erano dei pacchi, dei sacchetti contenenti del cibo. E siamo qui per testimoniarvi che per l'ennesima volta, come era successo in quel cassonetto che vi avevamo mostrato qualche tempo fa, anche qui sono stati lasciati, abbandonati, riversati cibi provenienti dagli aiuti della Comunità Economica Europea che sono ancora buoni, tutti quanti con scadenze 2017-2018. Siamo all'ennesimo spreco, sono una decina i sacchi abbandonati qui sotto che sono pieni, stracolmi di generi alimentari. Studenti ammassati come sardine sugli autobus che spesso fanno difficoltà a salire per rientrare a casa dopo una giornata di scuola. Siamo partiti da un filmato che adesso vi faremo vedere, girato probabilmente da un genitore, un filmato in cui, come vedremo, dei ragazzi fanno fatica a salire sull'autobus per appunto tornare a casa. Scuole, genitori, alunni e bus. Sono tutti protagonisti di una storia che dall'apertura delle scuole mostra molteplici aspetti poco piacevoli alle volte. Oggi, dopo la segnalazione di un nostro telespettatore, vi mostriamo un video che ci permette chiaramente di capire di che cosa stiamo parlando. Siamo alla fermata di Via Roma a Fano, di fronte al seminario, dove, come si vede, all'ora di uscita dalle scuole, gli alunni, la maggior parte dei quali provenienti dal poco distante Istituto Nuti, attende l'arrivo del mezzo dell'Adriabus che va verso le frazioni di Carrara e Cucurano. All'arrivo, però, non tutti i ragazzi riescono a salire sul mezzo e guardate che cosa accade. Il mezzo dell'Adriabus è fermo davanti alla fermata di Via Roma. Tanti bambini, tanti alunni stanno tentando di salire sull'autobus. Alcuni ci riescono, come questi, e qualcun altro invece no. Lui cerca di convincere i suoi compagni a salire, ad avanzare, ma non ci riescono e quindi lui rimane a terra. Allora a questo punto tenta di andare nell'entrata posteriore. Ma altri alunni cercano di entrare dall'entrata anteriore e non vi riescono perché è tutto occupato dai ragazzi. A questo punto, un po' sconsolato, torna sui suoi passi e aspetta il mezzo dopo. Il bus chiude le porte e riparte. Allora noi abbiamo per primo chiamato il preside della scuola. Il direttore della Nuti, Edoardo Urbani, però ci dice che è all'oscuro di questa situazione e che a lui segnalazioni di questo tipo non sono arrivate. Anzi, alle volte gli capita di essere dietro il mezzo e di non essersi mai accorto di episodi simili. Abbiamo interpellato allora l'azienda Adriabus e a risponderci è il suo direttore generale, Massimo Benedetti, che ci riferisce che nessun autista ha segnalato casi di questo genere e che in momenti di sovraffollamento dei mezzi, in questi primi giorni di scuola, sono abbastanza comuni e che alle volte i ragazzi hanno la cattiva abitudine di non scorrere all'interno del mezzo, ma di fermarsi davanti alle porte, creando così qualche tappo. Comunque,
aggiunge il direttore generale, ogni segnalazione di disservizio viene scrupolosamente presa in considerazione e anzi ci invita quindi a segnalare che Adriabus è a disposizione dell'utenza per qualsiasi chiarimento in ogni momento, chiamando gli uffici all'800-66-4332. Mercoledì inizia a Fano la settimana africana. A Fano c'è una ONLUS conosciuta in tutto il mondo che con la sua incessante opera di sensibilizzazione e le raccolte fondi a favore di chi lotta ogni giorno per la sopravvivenza ha salvato migliaia e migliaia di vite umane. Ha costruito non solo opere di muratura, ma ha costruito e fortificato anche le coscienze delle persone, lasciato segni indelebili negli animi dei suoi volontari che, una volta tornati alla vita civile, non vedono l'ora di ripartire, afflitti ormai irrimediabilmente dal Mar d'Africa. Questa associazione si chiama L'Africa Chiama e dal 2001 vive, opera e lavora per il continente africano sotto la guida e l'impulso irrefrenabile di Italo Nannini. Sono stati 15 anni di impegno e di interventi concreti a favore oggi di circa 18.000 persone, in prevalenza bambini e ragazzi con grave difficoltà, in particolare ragazzi di strada, bambini con disabilità, future mamme sieropositive ed altre categorie sempre le più svantaggiate e le più vulnerabili. E inoltre domani, sempre in questo convegno, festeggeremo la giornata nazionale del dono. Donare, noi affermiamo, che è molto di più di un semplice dare. Quindi per divulgare, per diffondere la capacità di donare, riaffermando e sapendo che un modo per essere felici è rendere felici gli altri, quindi scoprire la gioia di donare. A questo incontro introduttivo seguirà una cena solidale. Invitiamo tutti. Chi fosse interessato è pregato di contattarci per prenotarsi e per così insieme passare una serata per ricordare i primi 15 anni dell'Africa Chiama. Domenica a Cucurano c'è stata una gara podistica alla quale hanno preso parte più di 400 atleti tra bambini, ragazzi e adulti, un grande successo che ha fatto contenti certamente gli organizzatori. Via, buon divertimento! Le 400 e più persone che hanno voluto partecipare domenica 2 ottobre alla 11ª edizione della Cucuran, la gara podistica della solidarietà, non se l'aspettavano nemmeno gli organizzatori. La giornata, iniziata fin dalle prime ore del pomeriggio, si è prospettata da subito come un'occasione per passare, oltre che una domenica di sport e svago, anche momenti di vicinanza alle popolazioni terremotate. Una domenica per tutti, dove i bambini, oltre alla loro garetta, avevano a disposizione anche gonfiabili e una pesca di beneficenza. I ragazzi, dagli 11 ai 17 anni, 1,5 km, dove gareggiare e dare il meglio di loro. E poi, per i grandi, nel pomeriggio, lo storico Memorial G. Burrai, da cui prende il nome anche il Circolo Acli di Cucurano, organizzatore dell'evento. Il tempo ci ha fatto un po' soffrire nella nottata. Però sinceramente poi tutto è andato per il meglio, le cose sono andate tutte lisce, c'è stata una buona partecipazione sia dei bambini che di adulti, abbiamo superato i 400 iscritti, quindi un bilancio positivo. Alla fine premi e merenda per tutti, insomma, ma evento nell'evento, la matriciana, il piatto simbolo del sisma del centro Italia, che è tornato a unire tutti per il sostegno a chi ha subito la tragedia del terremoto. La comunità di Cucurano ha accolto positivamente questa iniziativa del gruppo solidale di Cucurano insieme al circolo, alla parrocchia, all'oratorio, alla stazione. Tanti sono i partecipanti e per mangiare questo piatto di amatriciana accompagnato da un buon vino. Ed ancora è stata presentata la 53ª Fiera Nazionale del Tartufo di Sant'Angelo in Vado. Ottobre ormai fa rima con tartufo.
un altro territorio ed un'altra cittadina della provincia ai nastri di partenza per un evento in onore del re della terra, il Tartufo Bianco. Sant'Angelo in Vado, l'incantevole borgo medievale dell'Alta Valle del Metauro, è pronto per ospitare, nei fine settimana dall'8 al 30 di ottobre, la 53esima edizione della Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche. La manifestazione, che negli anni ha assunto sempre di più un maggior prestigio nel panorama nazionale e regionale delle mostre mercato per il Tuber Magnatum, si presenta anche quest'anno con argomenti e un calendario di grande qualità, presentato in anteprima nella Sala Serrini di Palazzo Raffaello della Regione. Questa sarà la Mostra Nazionale del Tartufo che è arrivata alla 53esima edizione, che avrà una veste nuova dal punto di vista logistico, grandi spostamenti. Innanzitutto abbiamo dato come comune quest'anno corpo a uno slogan dell'anno scorso, il Tartufo al centro. Infatti fisicamente e logisticamente sposteremo il Tartufo da piazza Pio XII a piazza Garibaldi, corso Garibaldi, quindi al centro. E cerchiamo di vivere il presente facendo tesoro del passato, però vogliamo costruire il futuro, e costruire il futuro significa dare speranza ai nostri giovani. L'edizione 2016 si mostra rinnovata in molteplici aspetti, sia logistici che di contenuti. Per tutto il centro storico saranno dislocate 4 aree tematiche e laboratori di ogni genere, oltre che espositori e stand enogastronomici. Ma per gli amanti della cultura, musei, chiese e palazzi ottocenteschi aperti. Il protagonista assoluto però rimarrà sempre lui, Sua Maestà il Tartufo. Durante la mostra faremo anche delle simulazioni di cerca al tartufo per far capire e comprendere alle persone cosa sarà. Cos'è il tartufo? Se è un fungo, se è un tubero, e poi si parlerà anche di cani, come si addestrano le piante che possono dare tartufi, e sarà una cosa dove tutti potranno partecipare. Ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, a voi tutti l'auguro di una buona serata.